Ciao a tutti, e oggi vorrei farvi vedere una variante dell'esercizio che ho fatto ieri. I ragazzi li ho disposti a tre da una parte e due dall'altra. L'esercizio, naturalmente, se vi ricordate, era sulla finta. Io ho fatto a specchio, un ragazzo partiva da qui, un altro partiva da qui, andavano poi ad eseguire la finta diciamo, nella loro parte di spazio vicino ai coretti e poi uscivano tutti e due a destra in modo che non si scontravano. Siamo stati attenti al tempo in cui eseguivano la finta, quindi nel momento in cui andavano a fare il gesto. Ho cercato di fargli capire che non la dovevano fare troppo presto e non la dovevano fare nemmeno troppo tardi, quindi la distanza più o meno da dove si deve fare la finta è 1,5 m. Circa che corrisponde all'apertura delle gambe dell'avversario. E poi ho voluto con loro far capire l'esca. L'esca, ricordiamoci, è la finta che io vado a fare a sinistra per andare a destra. Quindi la finta che faccio per andare a sinistra per poi effettivamente andare a destra, quella si chiama esca. E poi sono stato attento a far fare ai ragazzi, quando eseguivano la finta nella forbice, a tenere la punta del piede che fa l'esca bassa. Perché? Perché io quando faccio finta di andare a sinistra e quindi scavalco la palla, passo a fianco alla palla, devo far credere al mio avversario che vado a fare una guida della palla verso sinistra con l'esterno sinistro. Se io ho la punta alta, naturalmente non riesco a colpire la palla con l'esterno. E quindi devono fare la finta facendo passare il piede davanti al pallone, atterrando con la punta e facendo credere che io vado con l'esterno, quindi mi muovo anche col braccio e col resto del corpo, per poi andare a destra e fare un cambio di ritmo. La variante che farò fare, io gliel'ho fatta fare un pochino perché sono stati bravi. La variante che potete fare è far partire uno alla volta, quindi parte questo in guida della palla, fa la finta, esce a destra, fa il passaggio alla fila che gli sta di fronte. Il compagno controlla la palla, parte e lui che fa? Dopo aver fatto lui la gestualità, fa una corsa per andare a toccare il cinesino e insegue il suo compagno. Quindi fa una sorta di avversario passivo. Qual è l'utilità di questa cosa? Cercare di mettere un pochino più pressione e far andare più veloce con un avversario in ritardo, che naturalmente non lo prenderà mai, però intanto facciamo capire che quando loro devono scappare da un avversario, devono fare una sorta di cambio di ritmo. Quindi questo guida, tac, passaggio, va a toccare il cinesino, corre dietro all'altro, questo fa la finta, esce a destra, passa la palla e naturalmente qui si fa la stessa cosa. Lui passa la palla al suo compagno, fa una corsa, tocca al cinesino, lui intanto è partito e va a fare la guida della palla. Facciamo una sorta di esercitazione, lo rendiamo simil gara, quindi facciamo capire ai ragazzi che devono sbrigarsi e guidare la palla con la massima rapidità, altrimenti l'avversario lo riprende. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo allenamento.